la presentazione e l'approfondimento di ciò che è il progetto Torna a Ita, che naturalmente sarà declinato a dovere da Mimma Pasqua. E il fatto stesso che questa iniziativa non si ferma qui, perché all'inizio del 2010, con la vendita delle opere degli artisti presenti, e il ricavato sarà devoluto nel piano di Gioia Tauro. Pochissime parole soltanto. Naturalmente Giovanni Notarianni, buonasera sindaco, l'assessore del comune di Cosenza, Salvatore Dione Salvi, l'assessore alla cultura del comune di Grimaldi, Giustino. Qualcosa di molto curioso da parte di Don Tonino Battiata e poi Franco Gordano, che è un artista che non ha bisogno di presentazioni. Io vi ringrazio. Ufficiale, credo che la prima uscita pure. Sì. Grazie. Un ringraziamento all'assessore Salvatore Dione Salvi del comune di Cosenza, pure assessore alla cultura. Al Don Tonino Battiata. Ottavo miglio. Grazie. La nostra convegnata fra Milano e Cosenza quest'anno presenta per la terza volta la rassegna Arte e Letteratura. Tornare ad Itaca. Questa volta il tema è Arte per la legalità. Svolgerà nella città di Cosenza, presso il Museo dei Bruzzi e degli Enotti. Per concludersi infine nella città di Milano, nel periodo febbraio-marzo 2010, Artemisia Sanchez, abbiamo visto in introduzione la fiction, se non sbaglio. Maule e Mario De Flips, Operazione Alarico. Negli stessi giorni verranno esposte alcune opere di pittura e scultura. La vendita di tale opere ha inizio a Grimaldi. Inaugurare ha una finalità ancora più nobile, quella di sensibilizzare le persone ed intervenire nel sociale attraverso l'arte e la letteratura. Difatti, il ricavato della vendita di tale opere sarà finalizzata al reperimento di fondi da destinare all'Associazione Libera di Valle del Marro, gestita da Don Pino Masi, che Don Tonino ha portato qui a Grimaldi, con la speranza che possiamo gustare il miele e le altre cose che sono ecologiche, biologiche, e sono fiero della vostra iniziativa. Grazie e buon lavoro. Maria Francesca Corigliano. Grazie. E dico che è pregevole questa iniziativa che ci vede qui questa sera, ed è pregevole per tanti aspetti. Intanto mi riferisco alla forte valenza culturale dei due linguaggi che vengono presentati, quindi sarei particolarmente contenta della finalità etica di questa rassegna di arte. La presenza dell'associazione Vitali, che è un'associazione che svolge un'azione che ha saputo andare avanti, è una presenza che si richiama così anche solo fisicamente alla Mimma Pasqua. Io l'ho conosciuta da poco e vi devo dire che mi ha molto colpito questa dimensione del viaggio, che poi è tutta rappresentata, no? Nel ritorno a Itaca, nel riferimento a Itaca, quindi questa dimensione del viaggio e del ritorno totalmente discriminato. Quindi bene che ci si conosca. Ringrazio ancora per l'invito e sono certa che ci saranno altre occasioni di incontro e sicuramente di Cosenza. Diciamo, ho avuto modo di conoscerla e ho creduto sin da subito in questo progetto, proprio per le finalità che si incarna. Però prima di fare delle brevi riflessioni su quello che è il senso della mia fascia, questa zona del territorio, il tema è davvero affascinante per quello che vuole incarnare e credo che sia anche in assonanza, secondo me, con l'ultimo incirico del Santo Padre, Caritas in Veritate, perché nella realtà a fare le cose e farle bene, perché solo così, secondo me, si creano quelle condizioni per una migliore qualità della vita, solo così si creano le condizioni per il buon governo che deve caratterizzare il fare di sensibilizzazione nei confronti dei giovani tutti,
di coloro che si apprestano a vivere quali protagonisti della società. E ritorno a Itaca, questo tema del viaggio mi pare si accosta perfettamente, che viene portato avanti dai sacerdoti come Don Tonino, Don Pino De Masi, nelle terre e nei beni confiscati alla mafia, consegnandoli e consacrandoli al migliore uso possibile, che nel corso della loro vita hanno avuto la sfortuna di imbattersi nella droga, e li reindirizza anche questi al bene. Parlare con mio padre e mia madre, sentirli accanto a me, i loro bracci, le loro carezze, e di nuovo confidarmi con i miei fratelli, come facevo un tempo. Una vita senza paura. Ma temo che non sarà mai così. Mi dicono che la mafia ha la memoria lunga. E allora so che devo scomparire, che non avremo mai una vita come avevamo. Che non posso avere legami e devo stare sempre attenta alle persone che mi vedono e mi parlano. Io non so dare una definizione della mafia. Non ci riesco. Però so che è qualcosa che ha rovinato la mia vita e quella della mia famiglia. Sono parole di una giovane ragazza calabrese di 21 anni, impiegata, cattolica militante. La sua è una famiglia di commercianti che coraggiosamente ha raccontato ciò che ha visto a Lamezia Terme la sera del 4 gennaio 1992. Rosetta è stato di parlare. Io ora ho più paura di prima, perché loro non parlano, neppure adesso. Adesso che c'è il processo, ci sono gli imputati, si farà avanti nessuno, anzi. Conosce i killer? Uno di loro, Renato Molinaro, 2 anni fa, è stato il suo ragazzo. Lo ha conosciuto bene, ancora gli è affezionato. L'altro, Pino Lizzardi, lo ha conosciuto in passato perché è in compagnia di Renato. I mafiosi, come di consuetudine, si muovono con prepotenza e sfacciataggine. Pur vivendo nella stessa cittadina, agiscono a viso scoperto, sparano alle 7 di sera in una via frequentata del centro cittadino. Omertà e impunità, di solito, come per incanto.